Hi people of Tube, welcome back to a new episode of Azura's Wrath. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'inizio della seconda parte con il Kanda 7, il dovere di un padre. Oggi invece, sacrificio calcolato. Vediamo. Azura si risveglia di nuovo a Gaea, ma questa volta in un tempio di un piccolo villaggio. Gli abitanti del villaggio hanno conservato il suo corpo come una reliquia. A un certo punto, un Goma attacca il villaggio e poco dopo, le forze di Kalro si avvicinano dal cielo. D'accordo, andiamo avanti. Ci eravamo lasciati esattamente qua, con una che assomiglia molto a sua figlia che sta cullando una bambina. Gna gna. Io non credo sia sua figlia. Cioè, sarebbe un cliché troppo banale. Mi sembra molto diversa, mi sembra... Sì, non è assolutamente lei, dai. Ho sentito una bambina piangere. E sta cosa mi ha fatto incazzare. Oh no! La reliquia! Ton ton. Che figo! Fa... Sta battendo veramente come se fosse un cuore il controller. Oh no, che cazzo faccio ora? Ah! Ci siamo spietrificati direttamente. Oddio, è vivo, il semidio. E che cazzo però, eh? Devo smetterla di tornare in vita ogni volta. Scrocchioso. Oh, mi sono riapparse le braccia anche. E tu chi sei? Adesso dice Mitra. Tan tan tan. Ah, ecco. Do cazzo sto. Salve. Sì, è uguale alla figlia, non è lei. Are si chiama. Te, t'avevo portato sto fiorellino. Sarà a te la mano. Oh, che cosa carina. Te, figlia. Ah, ma che sta succedendo? Adesso gli dice puoi farla smettere di piangere. Oh no, i goma gorillosi. I gorilloma. Te prego, aiutami. Oh no, il gorilla grossone. Sì, vabbè, ma Azura, che cazzo? Ma svegliati un attimo, eh! Scusa, vedi che stanno arrivando i Goma, sono vicini alla ragazza e non fai un cazzo? Ma scusami! Chissà se vorrei anche andarmene magari. Forse dovrei proseguire e fregarmi di loro, eh. Ok. Scusami. Non volevo farti sparare. Oh no, gli uccelli. Fammi indovinare, qua devo sparare. Forse no, eh. Non dico che sono passati di nuovo 12.000 anni, però... Almeno un centinaio tutti, secondo me, stavolta.
e lascia stare la ragazza. Ehi, dove vai, maledetto? Maledettissimo spin-off di Super Mario Kart. Ma non posso attaccarlo anche con triangolo, magari? Sì, ma veramente? Sta facendo il livello tipo Super Mario. Mi fa ridere la cosa, eh. No, ho sbagliato troppo presto. È che ogni volta che lo vedo devo schiacciare io. Devo andare un po' più calmo quando ci sono i sincro. Ah, grazie signore. Lode a lei. Aia, hanno preso la signora. Goma! Goma desu! Ah, stavo giustamente dicendo Goma Squasher. È una tartarugona. Poveraccio, l'hanno fatto piadina quello lì. Sì, è una super tartaruga. Anche molto brutta, tra l'altro, devo dire. Aia! Che dolore atroce! Attento, schiva! Vai, sparagli! Infatti, non lo vedo. Potrebbe essere un problema tutto ciò, eh. Ti sarebbe piaciuto. Mi è scrocchiato il collo malissimo. Non mi vedo. Non so dove sono. Eccomi. Aia! Le bombarda massime mi hanno preso. Vai, 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 vai! Un super cazzotto in faccia alla tarta. Addirittura l'abbiamo ribaltata. Aspetta che arrivo. Aia. No, torna qui. Maledetta tartaruga. Non vedo troppa roba. Stava succedendo. Guarda, almeno io non so dove mi stavo trovando in quell'esatto momento, ma almeno mi sono evitato le bombe. Sì, ma sta tartaruga. Allora, io capisco che è una tartaruga. E una tartaruga c'ha un sacco di vita. No! Maledizione! Aspetta che ti spezzo il collo. Dio mio. Ogni volta che fa sto attacco, la cosa è incredibile. Aspetta. Ecco fatto, stavolta ti ho evitato il tuo attacco rotolamento. E evito anche quel colpo, se permetti. Aia. Vieni qua. Tanto lo uso L2 perché se no è sprecato. Aspetta, super cazzottone in faccia. E via. In stato di furia e ti spezzo la mandibola. Ho indovinato veramente. Catroia. Questa è copertina. Questa immagine è sicuro copertina. Mi ho spaccato la faccia, letteralmente. Goma Disney.
Insoti. Il nostro salvatore è arrivato. Dio, no, è un semidio. Dicono davvero il nostro nome, Ashura. E adesso ci pregano. Non mi dovete pregare. Non fatelo, rimettetevi su per favore. Mi mettete in imbarazzo. Gente, ascoltatemi. Perché parlate una lingua diversa? Esatto. Senti di nuovo il battito nella vibrazione. Ma chi è che sta arrivando? Picda. Ok, stanno arrivando gli omini, quelli grossi. Oh, ma ogni 2000 anni sto stronzo ritorna, eh? No, non avvicinatevi! Quelli vi ammazzano! Non fatelo! Tornate indietro! Ah, è il vecchio, ok! So this is the reason for the unusual mantra concentration in these parts. How disappointing. Che stronzo vecchio. Calrow, ecco chi era lui. Azura Vratu. E quella è copertina comunque. Azura Vratu. Lo dovrò fare sempre, credetemi. Sì, il concentrazione di mantra è colpa mia, sì, esatto. Sì. Before your tarnished souls fall to Naraka, I shall guide you to heaven. Ah, ok, Suarga è il paradiso. Quel macchinario li ammazza sicuro. Però non ci stanno facendo niente a noi. Che cazzo? Perché? Perché avete ucciso il vecchio? E questi continuano, Adesso li fermiamo, sicuro. Ah no, non ci siamo neanche mossi. Come li ha uccisi tutti con un piede? Vabbè, abbiamo capito che li uccide per prendere le anime. E fin là, ok. E però che il fatto che Azura non stia facendo niente è un po' strano, Ah, e quando mai? Quando mai il vecchio si mette in qualsiasi gioco si mette in prima linea? In prima linea. Ah, bene. Altri nemici da crepare di botte. E dai, muoviti, cretino. Muoviti, cogliona. Ah no, era una donna. Io non voglio morire, è appena nata una figlia. Una sorella, non lo so, credo una figlia. Come no? Ti sarebbe piaciuto, What the hell are you doing? Aio! Che dolor! Credo che alcuni quick time siano scriptati per non fallire. Però sarei curioso di vedere cosa succede se li fallisci alcuni. Io voglio bersagliare subito quello grosso. Giustamente. E dai, vienici allora.
Ti sfido anche io, che sono l'altro grosso del gruppo. Sì. La mia anima non può essere salvata. Sono già finito al Naraka 2 volte. Che cazzo hai detto? Dove sei? Oh, finalmente. Vieni, piccolini. Ti sarebbe piaciuto, coglione. Però quando sei vicino al muro diventa un filino difficile evitare i colpi di alcuni nemici. No, dai, l'avevo evitato. L'avevo veramente evitato io quel colpo. Oh, ma ti levi, dai. Ecco fatto. Non so perché abbia... Ah, ma ho colpito il ciccione. Non... E levati, va. Subito lanciere. Quanta vita c'hai tu? Sto per intenderci. Dio mio, devo arrivare fino allo stato di furia. Quello ormai l'ho capito. Ci sarebbe piaciuto. Cicciottoso. Tenuto la guancia a sto giro. Così, letteralmente a caso, quello di nuovo, via con un cazzottone mega galattico. Così, andiamo ancora di ipercazzottoni. Vai, 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 vai. Preso. A coi piedi direttamente, in faccia. Ottimo, e la porta ora si è aperta. Nothing quell my anger. Credo proprio di no, Asura. Ti prego, non mi ammazzare. T'ammazzo a cazzottoni, eh. Leave me be. What? Hai detto qualcosa, coglioncello? Non è vero. That matters not to me. Adesso lo sfondo da parte a parte. Lo prende a cazzottoni lei. Ma è morto il figlio? Credo sia morto il bambino. O la madre, non lo so. Ok, è morta la donna. E mi dispiace, capo. Non volevamo questo. La rabbia però è scesa in questo esatto momento. Adesso gli dice smettila. E il bambino dove sta? I know how you feel. Credo sia morto. Però hanno fatto vedere la donna morta. Io non ho visto il bambino. Forse ho visto male. Eh sì, c'è solo la donna, ma non vedo il bambino. O la bambina, non so. Penso fosse femmina. You. You let me handle them.
Vai, vai, vai pure. Cioè, la ragazza non credo che avrebbe potuto fare qualcosa, Azura, cioè, detto sinceramente, cioè, voglio vendetta. Vabbè, ma ci penso io. Non potevo di sicuro averla io la vendetta. Con i sincro abbiamo fatto un po' schifo a sto giro. Ragazza e Goma Squasher. Abitanti del villaggio, squasher, umani, sacrificio. Candotto, sacrificio calcolato. Oh no, ho fatto successivo. Oh cazzo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Signori, noi ci vediamo al prossimo Kanda. Ciao a tutti.